Benvenuti a Mappamundi Streaming, ecco, vedete Fabrizio Maronta. Ciao Fabrizio. Ciao Alfonso, salve a tutti. Allora, la domanda di oggi a cui cerchiamo di rispondere, su cui facciamo un'analisi, è: l'Italia potrà essere un hub europeo del gas? E questo perché? Perché abbiamo visto in questi giorni c'è un forte attivismo del governo, una serie di visite della Meloni, del ministro degli esteri italiani, altri esponenti del governo in Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, e perché c'è appunto proprio un'offensiva diplomatica che anzi la Presidente del Consiglio Meloni ha presentato già fin dal suo discorso inaugurale come Piano Mattei. Ora c'è da dire, no, Fabrizio, che in realtà già il governo Draghi, no, aveva iniziato per cercare un'alternativa al gas russo, tutta una serie di accordi, prima di tutto con l'Algeria, che è il maggiore fornitore da quella parte, e ovviamente ne abbiamo discusso anche in altre trasmissioni. Adesso faccio un po' l'indice della trasmissione, quindi parleremo non solo di quello che può, del gas che può arrivare dal Nord Africa, ma anche dal Mediterraneo orientale, e dai Balcani, Turchia e così via. E insomma, al di là di questa azione del governo, che comunque, no, per una volta mi sembra un piano di lungo periodo, Fabrizio, da mettere alla prova, ovviamente, ma mi sembra interessante. Allora, intanto un tuo giudizio generale su questa azione, no, del governo verso la sponda sud del Mediterraneo, e poi analizziamo pezzo per pezzo. Beh, sì, l'Italia da Draghi in poi e con questo governo direi anche si sta muovendo bene sul fronte energetico, pressati sicuramente da un'emergenza impellente che è quello di sostituire il più possibile la quota di gas russo che è venuta meno con la guerra, tra parentesi, non tanto per sanzioni, ma soprattutto per il taglio russo delle forniture, perché a differenza di altri beni, compreso il petrolio, il gas non era stato sanzionato. E quindi con un'azione di sostituzione che in prospettiva appare il più possibile strutturale e duratura nel tempo, quindi non limitata allo spazio più o meno lungo della guerra. Si sta muovendo bene perché appunto è riuscito il paese in generale, in particolar modo con il governo Draghi prima, e questo si sta muovendo di fatto in scia, come dici tu, una volta tanto facendo tesoro di ciò che è stato fatto l'esecutivo precedente, a capitalizzare, come si suol dire, sui rapporti sicuramente di lungo periodo tra il nostro paese, in particolar modo l'ENI e questi paesi, ma anche mettendoci, diciamo, del proprio in questo momento e quindi mettendo sul piatto delle offerte di cooperazione industriale che sono effettivamente delle offerte, insomma, dal punto di vista di questi paesi, Guarda, io intanto, piuttosto promettenti. allora, come dicevi tu, proprio questa è la carta appunto di un po' di tempo fa, dove l'IMES metteva in evidenza la dipendenza europea dal gas russo. Quindi questo è il passato, no? A quello, diciamo, situazione È il pre-guerra, passato dove. prossimo, il passato molto prossimo, perché se questa carta la prendiamo come una fotografia del 2021, questa in realtà è una carta, lo vedete dalla leggenda, che aveva i volumi dell'anno ancora precedente, ma più o meno siamo lì. Se noi prendiamo i volumi del 2021, noi nel 2021, quindi diciamo la fotografia pre-guerra, abbiamo, guerra in Ucraina ovviamente, abbiamo importato oltre il 95% del nostro fabbisogno di gas, quasi se tra i 72 e i 73 miliardi di metri cubi, quindi un volume piuttosto importante, perché è vero, tu Alfonso dici giustamente dipendenza europea, ma poi diciamo alcuni paesi, lo sappiamo benissimo, in particolar modo l'Italia e la Germania, erano dipendenti in maniera piuttosto consistente, percentualmente meno di altri, ma i volumi che Germania e Italia importavano erano assolutamente ineguagliati in Europa. Di questi, appunto, questo 95% del fabbisogno, il 40% di questi 72 rotti miliardi di metri cubi veniva per l'appunto dalla Russia, seguiva l'Algeria con un 30%, che è la ragione poi per cui Draghi è andato subito, già nel 2022, diciamo, a chiedere più gas all'Algeria perché è il paese che, diciamo, più naturalmente si candidava a poter fare di più. Poi c'era, e con circa un 10% l'Azerbaigian, attraverso chiaramente il gasdotto transanatolico, quindi il TAP, quello che poi ha
attraversa, attraversa la Adriatica. Faccio vedere quest'altra carta, proprio invece l'emancipazione dell'Europa dal gas russo. Esatto. Cioè il TAP appunto che vedete è quella. Sta giocando un ruolo molto importante. Arriva alla Puglia, qui vedete l'Algeria di cui parlavi prima, e quindi qua siamo, no, quello che stavi dicendo appunto continua. Esatto, no, poi semplicemente gli ultimi due paesi erano il Qatar, chiaramente stiamo parlando qui già anche prima della guerra di GNL, cioè di gas naturale liquefatto, perché il gas qatarino non c'è alcun gasdotto che ci lega direttamente al Qatar, quindi arrivava via nave, rigassificato, diciamo nei, al tempo tre rigassificatori italiani che in questo momento sono in fase di potenziamento, e poi una quota che definirei residuale, meno del 3%, la Norvegia, perché la Norvegia ha giacimenti importanti, anche di petrolio tra l'altro, ma anche quello, diciamo, era gas che almeno all'inizio arrivava come GNL, nel senso che era gas che viene estratto offshore, viene poi pompato nelle stazioni di gasificazione, diciamo, nord-europee, e da lì poi veniva, veniva da noi. Quindi, fondamentalmente, questo per dire cosa? Per dire che la fotografia della prima carta, per l'appunto, cioè quella del, della dipendenza italiana ed europea dal gas russo, è una fotografia veramente di ieri, cioè del 2021, quindi prima della guerra. Tra l'altro, questa dipendenza non è venuta meno insieme con la guerra, perché c'è stata una marcata ma comunque progressiva, quindi non diciamo improvvisa chiusura dei, dei gasdotti da parte della Russia, e noi però ci siamo mossi da subito, diciamo, bene, complice il fatto, anche questo può essere ascritto, diciamo, come merito al paese, forse un po' come fortuna, sicuramente un po' è una forma di, come dire, di previdenza, che rispetto ad altri paesi, per esempio la Germania, noi siamo arrivati all'appuntamento della guerra con i giacimenti, gli stoccaggi, diciamo, quindi le riserve strategiche ben piene. E questo è molto importante perché purtroppo il gas delle riserve strategiche non è disponibile al 100%, perché quando le riserve calano oltre una certa soglia, la pressione di questi giacimenti diventa troppo bassa per poter immettere il gas in rete. Quindi se uno ha 100, diciamo, di gas nello stoccaggio strategico, non ha tutto e 100 quel gas disponibile. Quindi così. Poi ci si è messo anche un po' il cambiamento climatico, cioè inverno, almeno, diciamo, autunno e inverno relativamente miti, almeno fino all'altro ieri. Quindi, insomma, però, ecco, sicuramente l'ammontare di gas russo da sostituire è veramente importante. Il 40% dei 73 quasi miliardi di metri cubi che importavamo ancora nel 2021. Allora, adesso poi parleremo dei volumi, anche perché più avanti cercheremo anche di rispondere alla domanda se questo gas soddisferà solo il fabbisogno italiano o l'Italia potrà addirittura diventare, no, un fornitore per il resto dell'Europa. Questo ci dedichiamo alla seconda parte della trasmissione, perché intanto con te, appunto, andrei nel dettaglio un attimo del Mediterraneo per fare appunto un po' una panoramica, una carrellata di tutte le fonti possibili di approvvigionamento. Tu hai parlato dell'Algeria, dove è già operativo, è già, come dire, molto importante il gas che arriva dall'Algeria. Ricordiamo che l'Algeria, poi, il paradosso, che è un forte alleato della Russia dal punto di vista militare, economico, politico, quindi già qua, insomma, c'è una, come dire, un punto interrogativo poi sui rapporti con l'Algeria, però ovviamente l'Algeria ha tutto l'interesse a venderci il gas, quindi direi, no, sull'Algeria prima Draghi e poi Meloni siamo abbastanza tranquilli. La Tunisia gioca un ruolo importante perché vede il luogo di passaggio del gasdotto. Quello libico, ecco, quello libico è operativo, però non è stato utilizzato negli ultimi anni al massimo, non solo per il discorso della guerra in Libia, no, perché qui è importante anche, me lo dicevi prima, no, il piano Mattei ha delle caratteristiche particolari proprio legate anche appunto al nome di Mattei. Tra l'altro ricordo anche la bellissima puntata che abbiamo fatto su Mattei con Alessandro Aresu, che trovate qui nei link in alto che potete, su cui potete cliccare. Ecco, allora, la Libia, com'è la questione in Libia? La questione in Libia è la seguente. Il gasdotto in questione, quello che vedete con il numero 2 nella mappa, è il famoso gasdotto Green Stream, non a caso green, perché green era il colore della Giamahiria, cioè del, diciamo, del partito stato di Gheddafi. E che è il gasdotto, diciamo, che da
decenni unisce la Libia all'Italia, parte dalla costa libica con la stazione di compressione di Mellita e 500, poco più di 500 km, 520 mi pare, di lunghezza sotto il Mediterraneo, approda a Gela, Gela, Sicilia, dove peraltro c'è anche un petrolchimico, come sappiamo. Ora, il punto fondamentale qual è? Il punto fondamentale è che questo gasdotto, che ha una portata massima, diciamo teorica, di circa 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno, che non sono pochi, in realtà non è mai stato sfruttato al massimo, ma specialmente con la guerra in realtà è stato largamente sottosfruttato. Voi considerate che l'anno scorso l'ENI ha estratto in Libia da giacimenti, soprattutto offshore, che sono prospicienti in particolar modo Bengasi e Tripoli, e in parte poi anche da altri giacimenti onshore invece nel deserto libico, soprattutto diciamo nella parte sud della Libia, ha estratto circa quasi 7 miliardi di metri cubi, quindi teoricamente quasi tutta la portata del gasdotto. Però il grosso di questi metri cubi, cioè tutti a parte 2,5 che sono stati effettivamente convogliati verso l'Italia attraverso il gasdotto Green Stream, sono rimasti in Libia, sono andati ad alimentare le centrali elettriche libiche. Perché? Fondamentalmente perché, e qui torniamo al nome dell'accordo, Accordo Mattei, che chiaramente è chiamato così perché prende il nome dal fondatore dell'ENI, che è il protagonista, che è la major italiana, azienda energetica ancora oggi fondamentale, principale italiana, e che è presente in tutti questi paesi. Ma anche perché è importante lo schema di sfruttamento degli idrocarburi di questi paesi, che è uno schema che ancora oggi l'Italia applica e che deriva per l'appunto, diciamo, dall'impostazione di Enrico Mattei. E lo schema è molto semplice, ha una ratio che è effettivamente squisitamente geopolitica. L'Italia è un paese relativamente piccolo, relativamente debole nel novero delle potenze europee e sicuramente mondiali. È un paese che quando l'ENI viene fondata negli anni 50, Enrico Mattei tra l'altro è in piena ricostruzione, quindi sicuramente esprime una capacità di proiezione della propria influenza sotto tutti i punti di vista, militare, economica, diplomatica, ancora inferiore rispetto a oggi. È un paese che ha assolutamente bisogno di materie prime, soprattutto energetiche, perché ne è povero. Del resto il miracolo italiano è proprio questo, cioè un paese che costruisce o ricostruisce un'industria che era e resta un'industria, un'economia fondamentalmente di trasformazione. Per soddisfare questo fondamentale e crescente fabbisogno energetico, l'Italia deve rendersi in qualche modo appetibile come mercato. E essere appetibili in questo caso non vuol dire solo essere un mercato che ha bisogno di molta energia e che la paga, diciamo, decentemente, ma anche un paese che in qualche modo instaura con i paesi fornitori una relazione energetica non eccessivamente predatoria, non eccessivamente sbilanciata verso di esso, proprio perché non abbiamo la capacità di imporre, tra virgolette, pistola alla tempia, uno sfruttamento eccessivamente sbilanciato verso i nostri interessi delle risorse altrui. Per questa ragione, in tutti i paesi in cui l'ENI storicamente è presente, e anche in quelli in cui è arrivata più tardi, per esempio in Mozambico, l'ENI ha sempre fatto una politica in cui fondamentalmente molto di ciò che estrae viene lasciato ai paesi, da cui si estrae, per il mercato interno. E questo è vero anche per l'Algeria, è vero anche per la Libia, e in prospettiva sarà vero per l'Egitto quando andranno a regime i giacimenti offshore, gli scoperti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che per avere un tot di quantitativo di idrocarburi, di gas o di petrolio, l'ENI deve estrarne molti di più, perché molti restano per l'appunto al mercato locale. E questo è vero pure per la Libia. Quindi la ragione fondamentale di tutti questi accordi che appunto sulla scia della impostazione del governo Draghi, del rilancio del governo Draghi e adesso dell'azione del governo Meloni
questo governo sta facendo con l'ENI, attraverso l'ENI, con Sonatrach, che sarebbe la major algerina, con NOC, la National Company libica, hanno proprio, appunto, finisco, diciamo, questa idea, cioè l'ENI deve diciamo, fare accordi importanti, deve estrarre molte quantità di gas e petrolio, perché la maggior parte in prospettiva rimarrà in questi paesi. E qui aggiungo, appunto, è fatto bene a sottolineare, perché data anche la fragilità delle istituzioni libiche, mi pare che l'accordo principale sia quello tra ENI, no, e la controparte libica, quella, insomma, la vera sostanza, la solidità, diciamo, la NOC, la National Oil Company, che tra parentesi, insieme alla Banca Centrale Libica, sono le uniche due istituzioni, diciamo, dell'epoca Gheddafi, che bene o male hanno continuato veramente a funzionare. Cioè, mentre la Libia era ed è in parte in guerra civile, quindi con due governi, Tripoli e Tobruk, due parlamenti di fatto. Ricordiamolo, diciamo, fanno riferimento uno alla Turchia e uno alla Russia sostanzialmente. Rispettivamente, Tripoli e Tobruk per l'appunto, nell'ordine in cui li hai detti, National Oil Company e Banca Centrale hanno continuato, perché hanno continuato a funzionare? Perché sono i fondamenti della economia libica. La NOC perché estrae gli idrocarburi che sono il fondamento dell'economia, e la Banca Centrale perché ne incamera e ne redistribuisce i proventi interni anche come stipendi, per esempio, della pubblica amministrazione. E beh, quindi chiudiamo la parentesi libica con, dicendo pure che questo quindi poi è l'unico modo anche al momento per l'Italia di giocare un ruolo negli equilibri interni libici, perché anche grazie all'accordo con l'ENI la Libia dal punto di vista energetico dipende anche da noi, diciamo. Assolutamente sì. Dipende dalla Turchia e dalla Russia per l'energia. C'è una interdipendenza, tant'è vero che è rilevante che, per esempio, noi siamo stati, l'ENI ha... l'ambito di questo accordo, rilevato anche dei giacimenti che prima erano in concessione a BP, a ex British Petroleum, quindi la compagnia britannica, e questo le consente, anglo-olandese in realtà, e questo le consente di incrementare per l'appunto i volumi, proprio nella logica che dicevo prima. Consideriamo anche un'ultima cosa, che noi, diciamo, siamo in qualche modo costretti, non perché siamo italiani brava gente, ma per queste costrizioni geostrategiche di cui diciamo, di cui stiamo dicendo, a venire a patti con i libici in un modo piuttosto anche sicuramente conveniente e necessario per noi, ma anche conveniente per i libici, anche perché l'infrastruttura di trasporto è, in coproprietà paritaria, nel senso che il gasdotto Green Stream, che è stato costruito con un grosso investimento ENI, inizialmente era al 75% di proprietà ENI e 25% NOC, per l'appunto, quindi i libici. Poi i libici sono, tra virgolette, ricomprati l'altro 25%, quindi oggi è 50-50, quindi comunque noi non abbiamo il controllo esclusivo nemmeno dell'infrastruttura di trasporto. Quindi, diciamo, è tutto in condominio, un condominio però, diciamo, che pare reggere, e questa è la cosa importante. E allora, giusto per chiudere questo capitolo, ricordiamo pure, questa vedete la carta appunto dello Stretto di Sicilia, cruciale, qui ci sono altre questioni politicamente importanti, no? I flussi migratori, che soprattutto per questo governo, no? È un tasto molto sensibile. Qua siamo, lo vedete, sul confine tra Coastlandia e Ordolandia, quindi siamo, ovviamente, ricordiamo la guerra in Libia, quindi in realtà è vero che qua questi gasdotti sono funzionanti, ma siamo anche in una situazione molto fragile, critica, no? Difficile adesso. Certo. Bisogna dire che in questo tratto, diciamo, il mare è, per esempio, più profondo rispetto al Baltico, quindi il sabotaggio, per esempio, di questo gasdotto, almeno nel suo tratto centrale, è un pochino più difficile, però... E riferimento al Nord Stream, che è stato, diciamo, fatto fuori... Grazie, esatto. È pur vero, però, che innanzitutto, diciamo, i gasdotti sono comunque... poi, come tutte queste infrastrutture, anche i cavi per le telecomunicazioni tendono ad essere più vulnerabili verso i punti di affioramento, perché lì il fondale, diciamo, diventa meno profondo e quindi chiaramente, poi, insomma, in Libia le occasioni di sabotaggio non mancano. Quindi, diciamo, tutto questo per dire che appunto c'è un tema anche di sensibilità alle infrastrutture. E per quanto riguarda invece la faglia geopolitica, Ortolandia, Causlandia, come la definiamo normalmente all'IMES, non è un caso
che insieme a questo accordo energetico ci sia anche un accordo ulteriore rispetto a quelli già precedentemente stipulati tra Italia e Libia per la fornitura di mezzi, quindi natanti, e per l'addestramento della Guardia Costiera Libica da parte dell'Italia. Tema cruciale, difficile, ecco, però Fabri, non ci avventuriamo. Speriamo no, però che... le due cose vanno sempre di pari passo. Sì, sì. No, ma infatti era per dire che, come dire, la situazione non è proprio tranquillissima lì, poi i natanti, poi non apriamo un capitolo anche triste. Non lo apriamo perché è piuttosto triste, però appunto il fatto che diciamo l'accordo energetico sia stato in qualche modo accompagnato anche da un ulteriore accordo che, devo dire, un po' tutti i governi diciamo hanno fatto, a prescindere dai colori politici, questo bisogna dirlo, insomma, il fornire diciamo mezzi e addestramento alla Guardia Costiera Libica è qualcosa, diciamo, l'Italia fa praticamente da sempre, a riprova del fatto che è un tema molto sensibile. Allora, Fabri, facciamo una carrellata veloce invece sul Mediterraneo orientale. Ti dico carrellata perché intanto abbiamo già fatto una puntata sul Mediterraneo orientale, a cui ovviamente rimando e trovate il link qui in alto dove potete cliccare, ma anche perché poi dobbiamo parlare di Italia e Europa e andiamo lunghissimi. Allora, quindi qui raccogliamo tutti insieme. Io, quindi... diciamo, qui non vedete dei gasdotti realizzati perché è tutta prospettiva, però abbiamo fonti che possono arrivare dall'Egitto, Israele-Libano, diciamo così, Cipro, e poi c'è il TAP già funzionante, e in più c'è la Turchia che si, come dire, propone come nuovo hub energetico delle forniture russe, che appunto, esatto, invece di fare passare dall'Europa orientale, diciamo, a Erdogan piacerebbe molto che una parte delle risorse russe rientrassero in Europa attraverso, no, la Turchia. Certo. Quindi ecco, facci un quadro... Con il Congo sovrapprezzo turco in questo caso, però. Sì, allora... se vogliamo finire la panoramica delle infrastrutture via tubo, diciamo, quindi dei tubi che ci uniscono a gas alternativo a quello russo, dopo il gasdotto tunisino e quello libico, che in questo momento sono le due fonti di approvvigionamento, ripeto, via tubo, fondamentali mediterranee alternative al gas da nord-est, cioè al gas siberiano, chiaramente l'occhio cade sul il tubo numero uno nella mappa, che è, diciamo, in realtà un lungo gasdotto transanatolico che parte in Azerbaijan e convoglia il gas offshore dell'Azerbaijan attraverso, diciamo, l'Azerbaijan, la Georgia, ovviamente non l'Armenia per l'ovvia situazione diciamo di tensione tra l'Azerbaigian e l'Armenia, attraverso la Turchia e poi, lo vedete, la Grecia e fondamentalmente il canale d'Otranto, approdando in Puglia con quell'ultimo tratto che è il famoso TAP, il gasdotto per l'appunto transadriatico, Transadriatic Pipeline, oggetto di molte polemiche, lo sappiamo, ma che, bisogna dirlo, ha contribuito alla nostra sicurezza energetica, quantomeno sul fronte del gas, in questi ultimi difficili mesi, tanto che se ne progetta un raddoppio. Il problema fondamentale di questo gasdotto qual è allo stato attuale? È che il gas azerbaigiano è un gas, diciamo, non almeno allo stato attuale delle prospezioni, ma insomma i giacimenti azerbaigiani non sono così copiosi da giustificare, diciamo, da solo il raddoppio del TAP. Il raddoppio del TAP potrebbe essere in prospettiva giustificabile se dalla Turchia venisse anche altro gas. Quale? Allora, in parte, eventualmente, in un futuro che al momento sembra abbastanza remoto, in cui magari la Russia, a guerra non sappiamo ancora bene come, più o meno finita, possa tornare a esportare gas, possa e voglia esportare gas in Europa, e noi possiamo e vogliamo importarlo, attraverso, però non direttamente, ma attraverso paesi terzi, la Turchia, oppure eventualmente attraverso quel tubo potrebbe passare, e qui veniamo al gas offshore del Mediterraneo orientale propriamente detto, gas eventualmente convogliato attraverso opportuni impianti magari di rigassificazione sulla costa meridionale turca, e però infrastrutture sul territorio turco che andrebbero costruite,
diciamo, convogliate per l'appunto nell'attuale gasdotto transanatolico e da lì per l'appunto poi verso l'Italia. Questo però è uno scenario che attualmente appare abbastanza remoto, difficile, perché il gas di cui stiamo parlando offshore è gas che viene dai giacimenti appunto che ricadono nelle acque dell'Egitto, nelle acque di Israele e nelle acque per l'appunto cipriote. Allora lì, per poter costruire un'infrastruttura fisica termini di gasdotto permanente, ci dovrebbe essere quantomeno una forma di accomodamento tra Cipro e Turchia, che allo stato attuale, e quindi tra Grecia e Turchia, che allo stato attuale appare piuttosto difficile. Molto più probabile che questo gas offshore, per l'appunto, venga poi in parte convogliato in Egitto. L'Egitto ha degli impianti di liquefazione abbastanza più sviluppati di altri paesi in questo momento dell'area, e da lì poi quindi via nave attraverso il Mediterraneo arrivi dove? E questo è il punto fondamentale, perché qui forse, se vuoi Alfonso, potremmo entrare anche nell'altra domanda che ponevi, nel merito dell'altra domanda, cioè se l'Italia può essere un hub per l'Europa. Potenzialmente sì, perché noi, lo vedete, siamo in una posizione assolutamente ideale per intercettare sia i flussi via tubo che vengono dalla costa sud del Mediterraneo, perché abbiamo attraverso la Sicilia già un'interconnessione notevole, in parte quelli da est, appunto attraverso il TAP, per capirci, che in realtà è l'ultima parte, e però in prospettiva anche quelli via nave. Il Mediterraneo orientale in realtà è, la grande novità energetica del Mediterraneo, perché, per carità, in Algeria e in Libia ci sono ancora notevoli margini di scoperta, tant'è vero che specialmente gli ultimi accordi siglati con la Libia aprono a potenziali scoperte di nuovi megagiacimenti, perché comunque la morfologia, la geologia della Libia promette bene in questo senso, e anche in parte quella dell'Algeria. Però il gas, i giacimenti veramente fino adesso non sfruttati, che venendo sfruttati più o meno da zero adesso promettono molto bene, sono quelli offshore del Mediterraneo orientale. Lì il tema fondamentale però è la capacità di rigassificazione dei paesi poi di approdo. Ora, quali sono questi paesi di approdo? Potenzialmente sono l'Italia, la Francia o la Spagna. La Francia ha poca capacità di rigassificazione perché fondamentalmente si basa ancora molto sul nucleare. La Spagna ha molta capacità di rigassificazione, perché la Spagna ha costruito ben 7 rigassificatori con una capacità di rigassificazione che, pensate, da sola, se teoricamente sfruttata a pieno, potrebbe rigassificare quasi... Ma scusami Fabri, allora la domanda, sì, la domanda è: la Spagna può essere un concorrente non solo per i rigassificatori, per quello liquido, ma anche, per esempio, sì, vedete, l'Algeria ha delle condotte che vanno verso la, sì, Spagna, può essere un concorrente oppure no? Allora, teoricamente sì. Teoricamente sì, perché ha il suo tubo che le unisce all'Algeria, ma non ha il tubo dalla Libia, quindi noi abbiamo più connessione rispetto a Nord Africa, connessione anche tra l'altro più breve, perché vedete, il braccio di mare che ci separa sicuramente dalla Tunisia, che è lo sfogo del gasdotto che viene dall'Algeria, ma anche dalla Libia, è un braccio di mare relativamente piccolo. È vero che anche lo stretto di Gibilterra è piccolo, però da lì arrivano volumi di gas minori. Inoltre, in questo il momento... Il problema Spagna-Francia, no? In questo momento i contratti migliori ce li abbiamo noi, con i libici e con gli algerini. Perché ce li abbiamo noi? Appunto in parte per quello che dici tu, perché comunque la Francia è tradizionalmente ostile a che la Spagna stipuli relazioni energetiche particolarmente forti con l'Algeria, in parte anche con Marocco, ma soprattutto con l'Algeria, in parte anche con la Tunisia, perché sono parti di Africa che la Francia ancora tradizionalmente, con una sorta di riflesso pavloviano postcoloniale, continua a considerare sue territori di elezione, di influenza particolare.
Poi la Francia, la Spagna ha anche un problemino non indifferente con il Marocco, il Sahara occidentale. Quindi diciamo che i rapporti della Spagna con la sponda sud non sono particolarmente, diciamo, facili. La Spagna ha un ulteriore problema per quanto riguarda le infrastrutture fisiche e che è appunto la capacità poi di portare tutto questo gas con i gasdotti fuori dalla penisola iberica, perché l'unico gasdotto esistente che la unisce al resto del continente europeo, che è quello transpirenaico, cioè che passa sotto i Pirenei, e che la unisce all'unico paese a cui può essere unita, cioè la Francia, è un gasdotto molto sottodimensionato rispetto alla capacità di anche rigassificazione dei rigassificatori spagnoli. Perché? Perché la Francia non ha mai voluto che la Spagna fosse effettivamente un'alternativa, diciamo, energetica, diciamo soprattutto un hub di rigassificazione e di importazione del gas dal Nord Africa, in parte per le ruggini, diciamo, di natura appunto coloniale che abbiamo detto, e quindi, diciamo, il fatto che non voglia la Francia che la Spagna abbia relazioni particolarmente strette energetiche con Nord Africa, ma anche perché il gas rigassificato e non proveniente dalla Spagna farebbe concorrenza al nucleare francese. E per tutte queste ragioni l'unico gasdotto, appunto, Spagna-Francia, è un gasdotto piuttosto piccolo, assolutamente sottodimensionato rispetto alla capacità di rigassificazione della Spagna, ma non esiste un gasdotto, lo vedete segnato con il 4, un gasdotto che teoricamente potrebbe unire la Spagna alla Francia attraverso il Mediterraneo, il Golfo di Marsiglia, diciamo passando al largo il Golfo di Marsiglia. Per tutte queste ragioni, allo stato attuale, in realtà, le infrastrutture migliori potenzialmente ce le abbiamo noi, con un grande, anzi con due grandi ma. Il primo ma è che noi in realtà poi abbiamo grossa capacità di importazione di gas. E infatti, allora qui apriamo un attimo il capitolo italiano, allora mi pare di capire che stai andando da quella parte lì. Allora, sto andando da quella parte perché purtroppo sono questioni, diciamo, connesse, quindi per parlare bisogna parlare un po' di tutto. Ma fa, perché la questione è proprio questa, sì. Cioè possiamo importare tutto questo gas che arriva da tutte le fonti che abbiamo detto, ma poi, allora, soprattutto se vogliamo diventare un hub europeo, questo gas deve attraversare l'Italia e arrivare in Nord Europa. Esatto. Allora, due domande. Una, se la nostra rete infrastrutturale è sufficiente per questo, e c'è, sì, una domanda poi in particolare per il Sud Italia, perché lo vediamo proprio plasticamente da questa carta, ovviamente il ruolo geopolitico del Sud Italia diventa importante. Sappiamo come, no, la crisi dell'Italia, del Sud Italia, del Mezzogiorno, quindi se può essere questa un'opportunità per il Sud e se, certo, bisogna fare però soprattutto degli interventi strutturali. Assolutamente. Allora, primo punto, infrastrutture. Noi abbiamo due deficit. Innanzitutto abbiamo un deficit di rigassificazione. Il deficit di rigassificazione deriva dal fatto che molto del gas che noi potremmo intercettare, appunto, anche per posizione geografica, cioè il gas per l'appunto via nave dal Mediterraneo orientale, di cui parlavamo prima, una grande promessa energetica del Mediterraneo, è, grazie, un gas che necessita diciamo dell'infrastruttura di rigassificazione, perché è il gas che arriva liquefatto. Quindi, conseguentemente, noi avremmo necessità di capacità di rigassificazione, soprattutto, diciamo, sì, un po' su tutte le coste, ma soprattutto, diciamo, nella parte bassa diciamo, della nostra penisola, quindi, diciamo, Sicilia, Puglia, Calabria, diciamo Campania o quantomeno diciamo Adriatico meridionale, per rendere, diciamo, il più possibile corto il viaggio di questo gas, che vuol dire anche ridurne diciamo il costo, ovviamente, perché i costi di trasporto incidono. Ora, questa capacità di rigassificazione al momento è sufficiente rispetto alle potenzialità? No. Ci stiamo attrezzando, ma ci vuole tempo. Secondo, questi rigassificatori non vanno fatti così a cavolo, diciamo dove capita, vanno fatti diciamo vicino poi soprattutto alle infrastrutture, grandi infrastrutture portuali, quindi porti siciliani, porti calabresi, porti pugliesi, che possono appunto poi diciamo recepirli e convogliarli. E quindi c'è un tema anche, diciamo, di scelta, diciamo di politica infrastrutturale. Ancora, questo gas
e anche quello che importiamo direttamente via tubo dal Nord Africa, una volta messo nei tubi, deve arrivare verso nord. E qui c'è un tema molto importante, che in parte ci porta anche alla seconda domanda. C'è una grossa strozzatura in questo momento, che è più o meno, diciamo, in corrispondenza del centro Italia, quindi diciamo Abruzzo, Molise, dove l'infrastruttura, diciamo, è troppo stretta, cioè diciamo la portata dei tubi non è sufficiente a far sì che tutto ciò che arrivi dal sud possa fluire verso i grandi poi consumatori, soprattutto industriali, ma anche domestici del nord Italia, che la parte industrialmente è anche, diciamo, centro-nord. Scusa, qui nella carta vedete appunto c'è una dorsale tirrenica e una dorsale adriatica della nostra... C'è una dorsale adriatica e, diciamo, il grosso in questo momento della strozzatura è in realtà la dorsale adriatica, ma anche quella tirrenica andrebbe adeguata. Qual è il tema fondamentale? Il tema fondamentale è che questo capovolgimento anche proprio geografico dei flussi di approvvigionamento, cioè prima da nord-nord-est, quindi attraverso diciamo i punti d'ingresso austriaci, svizzeri, e quindi diciamo tutta roba che veniva, tutto gas che veniva fondamentalmente dalla Russia e dai giacimenti dei mari del nord. E adesso invece, soprattutto Mediterraneo, è un capovolgimento che innanzitutto cambia completamente la geografia dell'importanza delle regioni italiane per l'approvvigionamento di gas, che, notizia delle notizie, malgrado la transizione energetica ci sia in corso e vada accentuata anche sull'onda, diciamo, di questa guerra e dell'ammanco energetico che comporta, è comunque un processo lungo, graduale, e quindi il gas continuerà a restare una risorsa importante ancora per lunghi anni. Ma cambia anche, diciamo, il rapporto tra regioni fondamentali per l'approvvigionamento e regioni fondamentali dal punto di vista economico, perché fino adesso il fulcro economico del nostro paese, cioè soprattutto il nord-est, ma in generale il nord, coincideva con le porte principali d'ingresso di approvvigionamento del gas, risorsa fondamentale, diciamo, per la nostra economia e per il nostro fabbisogno energetico. Adesso invece c'è una sorta di di sdoppiamento. Il fulcro economico resta a nord. Arrivava tutto dal nord-est, dall'Austria. Esatto. Il fulcro economico del paese resta a nord, per ragioni, diciamo, fin troppo ovvie, ma in questo momento invece l'hub italiano dell'approvvigionamento di gas, cioè di questa risorsa così importante sul nostro bisogno energetico, diventa il sud. Ora, in realtà, questa è una novità solo parziale. In che senso? Nel senso che proprio perché il sud consuma meno, perché, diciamo, ha meno industria e in alcune parti anche molto più spopolato di alcune regioni del nord, per esempio la Lombardia, in realtà già adesso, se noi andiamo a vedere, diciamo, il saldo energetico delle regioni italiane, cioè quanto producono quelle che producono energia, e sono molto poche, quanto transita attraverso di esse e quanto consumano, già strutturalmente da anni il sud era in surplus. Cioè, in che senso? Nel senso che il sud, diciamo, in realtà il saldo energetico del sud era negativo, cioè nel senso che il sud importava molta più energia rispetto a quella che consumava e tutto il surplus andava, diciamo, verso il centro e verso il nord. Quindi da questo punto di vista non cambia, diciamo, la struttura. Quello che cambia è che però in questo momento i volumi che in questo momento e in prospettiva passeranno dal sud verso il nord saranno molto maggiori. E questo pone per l'appunto un tema di opportunità per il sud Italia. Allora, avere un gasdotto che ti passa, diciamo, tra i piedi non è necessariamente motivo di sviluppo, perché se così fosse l'Anatolia oppure la Libia, il deserto algerino sarebbero dei posti sviluppatissimi. Non basta chiaramente questo o un elettrodotto a renderti, diciamo, un posto potenzialmente sviluppato, certo. Ma se noi vediamo invece questa partita come anche una partita di infrastrutturazione quindi, diciamo, portuale, infrastrutturazione, diciamo, stradale, e, diciamo, la vediamo conseguentemente anche da un punto di vista di
diciamo, non monotematicità energetica, perché questo gas in prospettiva andrà unito, diciamo, alle centrali solari, andrà unito ai parchi eolici. Questo gas può essere utilizzato, almeno in questa fase, per produrre il cosiddetto idrogeno blu, che non è quello nero che si produce col petrolio, nemmeno quello verde con l'energia pulita rinnovabile, ma è una via di mezzo. Insomma, fondamentalmente, tutto questo può effettivamente diventare in parte un volano, oltre al fatto, comunque, che il Sud, avrà transiti energetici molto maggiori. In prospettiva, con queste economie di scala, potrebbe derivarne anche, magari, un gas in prospettiva più economico da poter sfruttare maggiormente, per l'industria locale. Quindi tutto questo effettivamente delle opportunità le offre. Penso, per esempio, a una cosa che apparentemente non c'entra un accidente con i flussi energetici, cioè il ponte sullo stretto di Messina. Questo ponte, per esempio, potrebbe essere, potrebbe rientrare per l'appunto, anzi io direi che dovrebbe rientrare in questo discorso di infrastrutturazione. Perché? Innanzitutto perché l'idea che le infrastrutture vadano fatte solamente quando c'è una domanda è un'idea, un po' parziale, cioè le infrastrutture creano anche domanda, in questo caso di traffico. Conseguentemente, per esempio, un ponte ferroviario e stradale che unisca una piattaforma strategica già prima, ma che in questo momento diventa ancora più strategica per l'Italia, qual è la Sicilia, al resto del continente, e che quindi faccia sì che la Sicilia smetta di pensarsi, ma anche di essere pensata dal resto della politica in generale del paese come un'isola, ma diventi parte integrante appunto di una rete infrastrutturale decisiva per il nostro futuro energetico ancora per molti decenni, qual è per l'appunto quella mediterranea, sarebbe già qualcosa. In più, se noi consideriamo che i porti hanno in tutto questo panorama di cui stiamo parlando un ruolo fondamentale, e nei porti arriva l'energia, ma arrivano anche le merci, quindi qui c'è da fare un discorso complessivo di infrastrutturazione delle aree portuali, attraverso cui queste aree non diventano solamente punti di approdo di qualche cosa che se ne va da qualche altra parte, ma diventano anche punti di logistica, diventano punti magari industriali con industrie di trasformazione. Cioè, così come a Gela c'è il punto d'approdo del gasdotto Green Stream e c'è il petrolchimico, ecco, questo schema, che è poi quello che sta un po' alla base dell'idea delle zone economiche speciali, le ZES, che dovrebbero teoricamente rilanciare la portualità mediterranea e non solo del nostro paese, in cui fondamentalmente il porto è parte di un sistema infrastrutturale, industriale e quindi economico più grande, è qualcosa che questa nuova realtà energetica potrebbe facilitare. Allora, qui abbiamo appunto i choke point del Mediterraneo, e ci torneremo a parlare, che sapete, il mare, il Mediterraneo è uno dei temi fondamentali per la rivista Limes. Però per chiudere questo argomento, la domanda un po' decisiva secondo me. Allora, secondo te, sul piano dei volumi che appunto arrivano e potranno arrivare, consentono questa funzione dell'Italia come hub europeo, oppure serviranno solo, a soddisfare il fabbisogno interno e a sostituire la quota importante di importazione della Russia, oppure siamo in grado appunto di diventare addirittura un fornitore per gli altri paesi europei, che cambierebbe anche il nostro peso geopolitico? Beh, il discorso infrastrutturale lo abbiamo fatto, e resta lì. Dal punto di vista dei volumi, cioè effettivamente la quantità del gas che arriva adesso e arriverà adesso a breve, nell'arco dei prossimi due o tre anni, questo è l'orizzonte del piano Mattei, dai nuovi accordi con Algeria e Libia, e soprattutto del gas che potrebbe arrivare, e in parte arriverà, dal Mediterraneo orientale sotto forma di gas liquefatto, la risposta è probabilmente no nel brevissimo periodo, quantomeno nell'orizzonte del piano Mattei, che è 2 o 3 anni, perché è sull'onda proprio dell'emergenza. Sì, in prospettiva, fermo restando le infrastrutture di cui dicevamo prima. E questo perché, data la quota di gas russo che questo gas del Mediterraneo deve andare a sostituire, cioè il 40% dei 73 quasi miliardi importati nel 2021, quindi stiamo parlando di un bel po' di miliardi di metri cubi di gas, circa una trentina,
quasi. E il gas aggiuntivo da Algeria e Libia, una volta che, diciamo, gli accordi saranno andati a regime, i volumi saranno aumentati, servirà più o meno a compensare il gas russo, di fatto. Cioè, l'orizzonte del piano Mattei, dal punto di vista dei volumi, e anche temporale, infatti, è proprio quello di sostituire il gas russo. Quindi, nell'immediato, c'è quello, c'è un effetto di sostituzione. In prospettiva, però, dal momento che il potenziale libico-algerino comunque eccede ed eccederà ancora per un bel po' di anni la mera sostituzione del gas russo, e dal momento che ci si potrebbe mettere sul piatto anche un po' più di gas che viene dalla Turchia, attraverso la Turchia, e soprattutto il gas offshore del Mediterraneo orientale, allora a quel punto si creerebbe effettivamente un surplus. Certo, ci sarebbe da auspicare che nel frattempo anche il sud Italia si sviluppi da un punto di vista, diciamo, economico, diventi un maggior consumatore, quindi conseguentemente di gas, quindi magari, come dire, i volumi chiesti dall'Italia siano maggiori, ma comunque, malgrado questo, in realtà il Mediterraneo offre delle potenzialità sotto questo punto di vista. Comunque, ancora per un po' di tempo, noi, se noi andiamo a vedere adesso chi ha coperto l'ammanco, diciamo, in questi mesi veramente di guerra, Algeria, pochissimo la Libia, perché fino adesso appunto le importazioni sono state... Cioè, molto sotto il potenziale, poi ci sono stati Stati Uniti e Qatar. Ora, specialmente il Qatar, continuerà ancora a svolgere un certo ruolo, però in prospettiva in realtà il Mediterraneo questa potenzialità ce l'ha, di farci diventare quindi anche, come dire, esportatori netti verso il resto di d'Europa. Allora, quindi è una grande opportunità da cogliere, ma ci vogliono infrastrutture nel Mediterraneo e anche in Italia. Vedremo, ovviamente dipenderà anche dagli sviluppi della guerra. Allora, intanto salutaci gli altri membri della redazione, che abbiamo sentito che insomma stanno cercando di rimanere in silenzio, ma non ci sono riusciti. Benissimo, perché siamo in chiusura numero, vi ricordo che appunto è in arrivo un volume di Limes sulla guerra, a quasi un anno, sì. un volume fondamentale, assolutamente da non perdere. Quindi non abbiamo il tempo per affrontare e sviluppare, diciamo, il tema, l'ultimo tema che ci avevamo posti, ma questo lo rimando anche a prossime puntate, perché l'altro tema è appunto quello del Trimarium, cioè questo grande progetto politico ma anche infrastrutturale che riguarda l'Europa orientale, che è guidato soprattutto dalla Polonia, che acquista molta importanza con la guerra in Ucraina e da cui noi siamo fuori, e che potrebbe essere anche dal punto di vista energetico un concorrente e un'alternativa. Ma qui, ecco, ti rinvio a una prossima puntata, Fabrizio, su questo tema, perché dovremo capire qui se conviene all'Italia entrare nel Trimarium, per esempio, e questo insomma potrebbe facilitare e rendere, come dire, meno concorrente quest'area del mondo. E c'è qua anche qui un triangolo di rapporti tra Polonia e Turchia, in particolare appunto dove l'Italia potrebbe inserirsi, che aprono appunto, no, delle prospettive. Però ecco, sì, direi possiamo dire solo, alla prossima puntata possiamo dire solo una battuta rapidissima su questa cosa, ed è la seguente: innanzitutto il Trimarium si chiama così perché prevede appunto un progetto infrastrutturale geopolitico che si affaccia su tre mari. Uno di questi tre è per l'appunto l'Adriatico. Il fatto che l'Italia ne sia fuori fondamentalmente per sua mancanza di protagonismo e di iniziativa è, diciamo, quantomeno discutibile. La seconda cosa è che comunque la Croazia affidata è appunto l'Italia è un po' esatto, è un po' strano, insomma, mettiamola così, strano, usiamo questo aggettivo. Curioso, vai. L'altra cosa è che comunque di questo e di altro si parlerà in ogni caso nel secondo volume dell'anno, cioè quello che di marzo, che seguirà questo in cottura, che sarà sulla Polonia, che sta in preparazione, per cui possiamo benissimo. Quindi abbiamo fatto aggiornarci anche una doppia anticipazione, insomma, dei volumi di Dimas. Benissimo. Allora, e ovviamente ripareremo con te anche di quello, perché te ne stai occupando in modo particolare di questo volume appunto sulla Polonia e non solo. E allora, Fabri, grazie ancora per il tuo tempo. Grazie a te, Alfonso, grazie a voi dell'attenzione e della pazienza. Alla prossima.